Saluti da Rivalta di Torino. Di fronte a questa tragedia non siamo tutti uguali e quindi la nostra particolare attenzione è stata verso i più deboli, cioè coloro i quali soffrono di più a stare a casa come dobbiamo stare a casa. Quindi l'ordinanza di cui vado particolarmente orgoglioso è stata un'ordinanza d'amore verso i bambini più deboli, in particolare i bambini affetti da autismo, che come forse sapete possono frequentare un nostro giardino anche sotto una sorveglianza attenta della nostra protezione civile. Un po' d'aria per loro perché altrimenti possono avere gravi danni di salute e possono regredire nella loro salute. L'altra cosa che abbiamo, come dire, provato a giocare il nostro jolly è nella pagina Facebook, vale a dire tanti video girati da rivaltesi per rivaltesi, è un piccolo esempio di compagnia, è un piccolo esempio di offerta di compagnia e devo dire anche un piccolo esperimento che è stato, come si dice, è stato oggetto di svariati tentativi di imitazione, ma lo dico ovviamente sorridendo. Abbiamo avuto molti segnali di attenzione, di solidarietà, di aiuto, finalmente è arrivato un segnale da Lativa che rende gratuita la tangenziale e la Torino Pinerolo, il castello di Beinasco, a chi vive nel mondo della sanità e in questo momento svolge le sue attività nei nostri ospedali e non solo. Credo di poter dire che, dato che Lativa è partecipata al 20% dalla città metropolitana, credo che si possa dire che si è arrivati tardi a questa decisione, avevo sollecitato questo punto per diverse settimane, si è arrivati tardi a questa decisione e probabilmente si poteva anche fare di più. Grazie.